Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, siamo 50.000 ragazzi! Grazie infinite, davvero grazie tantissimo. Scusate se vi ringrazio in ritardo, ma ovviamente i video sono preregistrati, quindi quando ho raggiunto i 50.000 già avevo programmato gli altri video e quindi niente, ci tengo davvero tanto a ringraziarvi in questo video e grazie del supporto che mi date sempre. Questo è veramente un piccolo grande obiettivo e sono troppo troppo contenta. Finalmente sto iniziando a raggiungere degli obiettivi che mi ero prefissata quando ho aperto il canale, quindi sono davvero contentissima. Ok. Iniziamo con il video di oggi che sarà una recensione. In particolare, oggi voglio parlarvi di lei. Me l'avete chiesto, Giulia, facci la recensione, ti prego. Io aspettate, devo finire di testarla. Questa palette è la Evolve di Beauty Bay. Praticamente Beauty Bay è un sito inglese che rivende tantissimi marchi che non sono reperibili nei negozi. Non si paga la dogana almeno fino a questo momento, poi non so come cambieranno le cose con la Brexit. Ve lo dico perché me lo chiedete sempre. Dai siti inglesi non si paga la dogana, almeno per il momento. Fatemi levare un po' di cose qui sopra che magari si vede tutto il casino. Ok, così sembra più ordinato, anche se in realtà ho spinto solo le cose più giù. Praticamente il sito ha deciso di creare una linea di make-up e è uscita con queste palette. Ne sono uscite tre se non sbaglio, poi non so se hanno fatto delle aggiunte, ne erano uscite anche alcune piccoline. Questa qui si chiama Evolve e contiene 42 colori all'interno. È fatta in questo modo, packaging di cartone, c'è un bello specchio gigante qui, non gli ho tolto ancora la plastica, comunque a me non fa niente. E questa è la palette in questione. Come vedete gli ombretti all'interno sono davvero tantissimi. Il prezzo è di 25 sterline, che all'incirca dovrebbero essere una trentina di euro, poi in base al cambio ovviamente cambia il valore in euro, però all'incirca sappiate una trentina di euro. La cosa che mi piace molto di questa palette è che è suddivisa per, diciamo, cosa servono gli ombretti. Mi spiego meglio. La prima linea c'è scritto base, quindi voi sapete che questi ombretti sono utilizzabili per, non lo so, fare la base del vostro trucco da mettere come punto luce qui nell'angolino interno e sotto il sopracciglio. Sulla seconda linea c'è scritto transition, quindi la seconda riga è ideale come colori di transizione. Andando avanti abbiamo crease, che è la piega dell'occhio, quindi utilizzeremo questi colori per andare a scurire la piega dell'occhio. Sotto abbiamo liner. E su questi sono colori magari ideali per andare a realizzare la righettina di eyeliner o comunque come contorno occhi. Poi qui c'è sulla penultima riga c'è scritto pop, quindi utilizziamo questi colori per dare un tocco di colore al nostro trucco e per accenderlo un pochino. Come ultima riga abbiamo highlight, che sono i colori chiari, luminosi, che utilizzeremo ad esempio come punto luce all'interno dell'occhio, sotto al sopracciglio, comunque sono i colori quelli più chiari e luminosi di tutta la palette. Ora, ovviamente non significa che questi colori dobbiamo utilizzarli solo per quello che ci dicono loro, possiamo tranquillamente miscelarli e utilizzarli a nostro piacimento. Le prime 1, 2, 3, 4 righe sono tutti ombretti opachi, gli ultimi due invece sono tutti ombretti shimmer. Prima di andare avanti, mentre chiacchiero, vi metto gli swatches di tutte le righe. Se ci fate caso, alcuni colori sono più pigmentati di altri, altri sono più omogenei, altri sono meno scriventi. Diciamo che in questa palette c'è un po' un mix di tutto. Poi vi parlerò in dettaglio, ovviamente, di più o meno ogni colorazione, insomma, vi dirò quello che ne penso di tutti i colori. Voglio farvi vedere anche come ho realizzato questo trucco che ovviamente ho fatto con questa palette e poi niente, vi dico che cosa ne penso in dettaglio. Inizio prendendo il colore più chiaro e lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Con un pennello da sfumatura prendo il numero 2 della linea Transition, che è questo marroncino qui, e lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Cambio pennello da sfumatura, ne prendo uno più piccolo e dalla linea Crease scelgo il numero 5, che è questo marroncino qui. Sempre dalla stessa linea, questa volta prendo il marrone più scuro. Lo metto sempre nella piega dell'occhio, voglio rendere questa sfumatura meno rossiccia e leggermente più scura.
intensifico ancora di più la sfumatura proprio nella V più esterna con il numero 2 nella linea liner. Su tutta la palpebra mobile applico il numero 4 della linea Pop, che è questo bellissimo oro qui, e lo applico bagnato. Nella parte inferiore applico il numero 1 nella riga liner e poi lo vado a sfumare con un po' del numero 4 della linea Transition. Ora con un pennello angolato prendo questo qui, che è il colore più scuro di tutta la palette, dovrebbe essere un nero ma in realtà non si swatcha esattamente come un nero, e vado a fare una piccola riga simil eyeliner. E questo è il trucco completato, mi sono dimenticata soltanto di registrare un passaggio, cioè ho preso il colore più chiaro, che è questo bianco luminoso qui, e l'ho messo nell'angolino interno dell'occhio. Allora, che cosa ne penso di questa palette? Avrete già capito che ci sono degli ombretti che lavorano meglio di altri. Allora, in generale diciamo che è una palette molto poco polverosa, nel senso che quando prelevate l'ombretto la cialdina si sbriciola davvero per niente. Infatti io l'ho utilizzata parecchio e questa palette sembra completamente nuova. Credo che il motivo sia perché le cialdine sono state pressate talmente tanto che quando andate con il dito o con il pennello praticamente l'ombretto non si sgretola. Questa cosa è molto positiva soprattutto se siete dei principianti e quindi avete dei problemi con il fallout, perché se voi prendete l'ombretto, battete via l'eccesso con un pennello, ad esempio, non lo so, prendiamo questo ombretto, ok, battiamo via l'eccesso, quando lo vado ad applicare ho praticamente zero fallout, cioè zero granellini di ombretto che mi cadono sul viso. Se magari quando vi truccate con altre palette vi macchiate spesso la base, questo potrebbe essere un punto a favore di questa palette. Questa cosa però succede più che altro con i colori opachi. I colori shimmer a mio avviso sono leggermente più polverosi. Allora mi spiego meglio, non sono tanto polverosi di per sé, ma siccome non sono tanto scriventi, quello che dovete fare per farli scrivere è andare a grattare un pochino la cialdina, quindi voi grattate con il pennello oppure con il dito e di conseguenza prelevate tanto ombretto. Quando lo andate ad applicare, siccome questi ombretti non sono molto cremosi, quando li andate ad applicare, allora lì vanno a cadere sulla vostra base, quindi trovo che gli shimmer siano un pochino più polverosi per questo motivo rispetto agli opachi. In generale diciamo che tutti non sono degli ombretti così cremosini che quando li applicate aderiscono proprio bene all'occhio, sono leggermente più gessosi, anche se è veramente una cosa minima. Per quanto riguarda gli shimmer, iniziamo da loro, vi posso dire che non mi sono piaciuti per niente, cioè non riesco proprio a farli scrivere. Diciamo che colori più scriventi sono l'oro che ho applicato oggi, questi primi tre colori qui, anche se il rosino non tanto, e dov'è? E questa specie di bronzo qui, che però una volta applicato è un pochino più arancione. Questi sono i colori più scriventi, gli altri, soprattutto l'ultima riga, la trovo veramente molto molto trasparente e per farli scrivere devo andare proprio lì a ripassare 50.000 volte, a grattare la cialdina. Devo assolutamente applicarli bagnati perché altrimenti non riesco a farli vedere applicati. Negli swatches magari non sembrano neanche così tanto male, ma io gli swatches li faccio più che altro per farvi vedere il colore dell'ombretto, poi li vedete in azione nel tutorial e poi vi dico che cosa ne penso. Quindi magari negli swatches non sono sembrati neanche così tanto male, però vi posso garantire che non scrivono proprio per niente. Il blu, questo qui, secondo me è una tragedia, sto scherzando, però non mi è piaciuto proprio per niente, è uno di quei colori che è stato formulato davvero male, lo prendete, è proprio trasparentino, cioè per farlo scrivere, lasciamo stare. Quest'altro colore qui è molto carino, molto simile, molto particolare, molto molto simile ad Alchemy di Nabla, cioè quel duochrome a base rosata con dei riflessi leggermente verdini e anche argentati. Il problema è che non è scrivente come ad esempio Alchemy di Nabla, un pochino polveroso, secondo me può essere utilizzato più che altro come top coat
più che come ombretto di per sé, se vogliamo proprio un colore bello forte da applicare su tutta la palpebra mobile, che magari sia il punto focale di tutto il trucco. Per quanto riguarda gli altri colori opachi, devo dire che ci sono dei colori che lavorano meglio di altri, cioè alcuni li applicate e si applicano molto bene, altri invece si applicano in modo disomogeneo, quindi li prendete con il pennello, li andate a mettere, su alcuni punti aderiscono meglio che su altri, soprattutto i colori opachi più scuri trovo che siano leggermente disomogenei, gli opachi si lavorano un po' meglio. La cosa che ho notato di questa palette è che gli ombretti nella cialdina risultano diversi a quando sono applicati, cioè, non lo so, vi faccio un esempio, il marroncino questo qui che ho applicato nella piega dell'occhio sembra un marroncino quasi nocciola, sì, leggermente a base arancione, però poi quando lo andate ad applicare è quasi, cioè proprio un marroncino tanto tanto arancione. Quindi occhio, perché quando li mettete risultano diversi a come sono nella cialdina. In generale, che cosa ne penso? Ne vale la pena di comprarla? Allora, personalmente non la ricomprerei, perché secondo me ci sono delle palette molto più scriventi e molto più valide di queste. Però, significa che è una palette che fa schifo? No, secondo me non è una palette da buttare. Mi piace il trucco che è uscito fuori oggi, l'ho utilizzata un sacco di altre volte e comunque mi è sempre piaciuto il trucco che è uscito fuori. Gli shimmer secondo me dovrebbero proprio riformularli, però per quanto riguarda il resto della palette non trovo sia una palette di quelle oh mio Dio, non compratela perché state buttando i vostri soldi. No, credo sia una palette nella media, quindi non da buttare ma neanche eccezionale, cioè sicuramente non vi dico oddio dovete assolutamente comprarla, no, non credo sia una cosa necessaria assolutamente da avere. Mi dispiace perché Beauty Bay, vendendo così tanti marchi wow, non lo so, secondo me avrebbe potuto fare molto molto meglio, secondo me magari potevano formulare meglio gli ombretti, aspettare un attimino e farla uscire tra qualche tempo. Mi sarei aspettata qualcosina di più, sono rimasta un po' delusa se vi devo dire la verità, però non credo comunque sia una palette da evitare assolutamente. Magari se il vostro budget non è altissimo, stavate pensando di comprarla, fatelo, però non vi aspettate la palette della vita, ecco. Però vi ripeto, mi piace il trucco che è uscito oggi, comunque se ce ne sarà l'occasione continuerò ad utilizzarla, soprattutto per quanto riguarda gli opachi, quindi questo è quello che ne penso. Ovviamente ragazzi, come al solito, se qualcuno di voi l'ha testata, l'ha comprata, l'ha provata, fateci sapere che cosa ne pensate con un commentino qui sotto, perché non è detto che quello che penso io sia quello che debbano pensare tutti quanti. Lasciateci scritta qui sotto la vostra opinione, come vi dico sempre in ogni recensione e in ogni video. Spero tanto che questo video vi sia stato utile o comunque vi abbia tenuto compagnia. Ricordatevi che potete sempre spolliciare all'insù oppure iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacio, vi ringrazio dal profondo del mio cuore e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!